costruito un cartellone andando a ripescare tutti gli appunti degli ultimi 5-6 anni di tutte le grandi compagnie che non eravamo riusciti a portare a Brand. E parliamo di compagnie, ad esempio quella di De Filippo, ma pensiamo anche ai Teatri Uniti, con cui ormai abbiamo quasi una sorta di gemellaggio, oppure nomi come Silvio Orlando, che frequentano pochissimo i, diciamo, nostri piccoli teatri di provincia, perché ormai sono attori talmente importanti e costosi che fanno le grandi piazze italiane per uno o due mesi e quelli di provincia si spostano e vanno nelle grandi città se li vogliono vedere. Difatti, altro particolare, notate che tanti spettacoli sono anche lunedì sera, perché tendenzialmente lunedì sera è spesso il loro giorno di riposo. Quindi tra Roma e Milano fanno una tappa a Bra e poi vanno a Milano, al Franco Parenti, al Piccolo, eccetera. Quindi abbiamo rimesso insieme gli appunti e abbiamo costruito un calendario che direi, senza nulla togliere, l'avete sotto gli occhi, forse uno dei più bei programmi del Teatro Politeama, partendo anche dai vostri gusti, che ormai abbiamo anche cominciato, diciamo così, a imparare. Quindi la stagione è variegata, però in scena ci sono tante personalità. In prima parte di stagione cominciamo con un monologo, La Luna e il Falò. Andrea Bosca, per chi lo conosce, insomma, è molto più conosciuto forse per le serie televisive che sta facendo ultimamente, però lui è un attore di teatro, anche qui direi al 100%, Teatro Stabile di Torino e poi in giro per tutta Italia. Partiamo dalla Luna di Falocio e partiamo dalle Langhe, ricominciamo da casa nostra. E facciamo tutto un percorso in giro per l'Italia per arrivare poi al 4 aprile con Ditegli Sempre di Sì, quindi Napoli, cuore del teatro italiano. Ma in questo viaggio ci troviamo a portare a Bra compagnie che sono di Genova, produzioni milanesi, grandi produzioni romane, Reggio Emilia, Parma, e per concludere a Napoli. Diciamo quasi una sorta di viaggio d'Italia da nord a sud, e man mano che ci spostiamo nell'arco della stagione arriviamo alle grandi compagnie di prosa con grandi attori in scena e anche un grande numero di attori in scena. Questo perché? Perché quasi tutti non si aspettavano il 100% in sala, cioè fino a 15-20 giorni fa compagnie, le grandi produzioni si stavano organizzando a partire da gennaio in avanti, perché nessuno si aspettava di poter avere il 100%. Quindi anche sul palcoscenico non si poteva essere in troppi, bisogna mantenere il distanziamento. Questo ha fatto sì che anche noi partiamo qualche giorno dopo rispetto al solito di 3 dicembre, di solito cominciavamo verso la fine di novembre, intanto perché recuperiamo quello che non siamo riusciti a fare e poi perché di necessità virtù le grandi produzioni, i grandi spettacoli cominciavano a circuitare da gennaio in avanti.